Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con l'uccisione dell'ultimo membro del collettivo e quindi tutti gli idols ormai sono effettivamente nel panico e siamo andati a rubare un po' di arte insieme a Nina perché ora siamo ricchi, però abbiamo rubato perché le tizie non volevano vendercela, quindi... tende care cose, ma diciamo che l'unica cosa importante di questa parte di missione è che abbiamo avuto abbastanza soldi per sbloccare finalmente Planet Saints, $160,000 di rendita oraria, che devo dire sono veramente buoni, tant'è che appena un attimo di tempo vado e spacco la faccia a questi ultimi idols rimasti alla polizia. Cioè già $160,000 da soli... allora vuol dire che riusciamo a comprarci l'ultimo che ci rimane da 400,000, ma proprio facile facile. Però direi di non perderci in cagate ora e di fare subito la prossima missione. Patto di non concorrenza. $20,000, bisogna prepararsi per la festa, niente andrà storto in una serata come questa, giusto? Allora, io non so se effettivamente siamo già al punto in cui... parte la festa, ci sparano e ci seppelliscono. Ma se davvero dovesse essere quel pezzo di festa, a questo punto voglio essere vestito bene. Bene, direi che siamo pronti per una bella serata. È il momento di avviare un patto di non concorrenza. Ovviamente il telefono squilla. Hey, Kev just showed up with the party supplies. Wanna lend a hand with decorating? Certo, come no? Sure. How can I say no to strangers? Giustamente, mai rinunciare a una festa, anche quando si è universitari, poveracci. Eccoci qua, già pronti per festeggiare una bella serata, ovviamente. Mi mancano però le abilità di quando... ma c'è il gatto! Oh, era da un po' che non lo vedevamo, effettivamente. Do you think we have enough crate paper? Come again? Crate paper. Do we have enough? It's crepe paper, with a crepa. P. Really? Yeah, really. Sorry, folks. Party's over. Who the fuck are you? Chet Drummond, Marshal General. Ah, Council. Ottimo. The Saints are now a wholly owned subsidiary of Marshall Defense Industries. No. The employment agreement you signed when we hired you contained a non-compete clause. I signed a lot of shit. I didn't actually read it. Not our problem. By attacking Marshall interests, to wit, the Frontier Prison, our cargo train, and various other assets, you became a competitor. So, what's your fucking point? Pursuant to Article 9, Section 12, Paragraph 36A, you have surrendered all rights and ownership of the Saints to us. Pampa, gli spara in faccia. Eli? Oh my god, he's right. Of course I'm right. I wrote the fine print myself. E c'ha ragione! E il gatto però non ha detto nulla. Se l'è anche spaventato. Right? Yeah, but he was being a dick. Oh, è bellissima questa scena. Oh Gesù, il gatto lo amo. We're gonna roll over while he takes what we built. Fuck that. Ovviamente no. War on that asshole. Hell yeah. It's a revolution. I'll rally the troops. Tell everyone to meet us there. Quale delle due macchine utilizziamo? You know, questa perché c'ha più vita. They'll fight a war of red tape. You need to think this out. I have thought it out. I'm gonna fucking kill Atticus. Ne sono sicuro. But that won't solve our problem. It'll solve my anger. This is a binding legal document. You can't just shoot your way through it. Maybe we try using our words this time. Fine. Va bene, dai, facciamo come dici tu. Why I'm going to fucking kill him. A step in the right direction. Atticus! You have called Marshall Defense Industries. Please listen to the menu options as they have recently changed. What do I press to speak to esatto. For customer service, press 1. For billing, press 2. For the complaints department, press 3. Schiacciamo 3. Finally. Macinino. All of our operators are currently busy. To leave a callback number, press 1. To leave a message, press 2. Facciamo un messaggio. To leave a death threat, press 3. Per lasciare una minaccia di morte. 3. Sorry, that inbox is full. Goodbye.
Vabbè, oh. Untried words, back to murder. Murder can't solve everything. You shut your mouth. I'm just saying, we'll need to use our heads to get out of this one. This is more complicated than our usual shit. Look, let's just kill Atticus first, so everyone can calm down, and then you can think of a real solution. Sounds like a win-win. You know. Esatto, è una soluzione. Iniziamo ad uccidere, poi ci pensiamo al resto. Wow, you know you two are being enablers right now. Eli, sei l'unico che sta cercando di ragionare in una situazione che qualsiasi altro Saints, originale voglio aggiungere, avrebbe risolto con una sola pallottola. Vogliamo ricordare la Ultor per caso? Dobbiamo per caso ricordare Dave? Non credo che ce ne sia bisogno. Però a quanto pare, essendo che in questo gioco Dave non è mai esistito, i Saints non sono mai esistiti, beh, forse un piccolo ricordo te lo dovrei mettere. Dave ha cercato di fare lo stronzo, di fottere i Saints, e beh, guarda com'è finito, con una pallottola in bocca ed è caduto da un cazzo di grattacielo. Devo ricordartelo ancora, Eli? Forse non ce n'è bisogno. Let's bust in and make our way to the top floor. That's where Shithead's office is. The Saints don't belong to you. Ecco qua. Dead as a doornail. Cazzo, l'abilità che tiri un calcio e poi uccidi. Uccidi il nemico con pochi colpi è utilissima. Wow, 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 calmo. Stavo per sparare ai miei compagni. Vieni qua. E beccati sta granata nel culo. Belle macchinine però hanno i nostri compagni. Non riesco a colpirlo. Ecco fatto. C'è qualcun altro qui? Esatto, non ci potete prendere. Bello però che abbiamo distrutto il cartellone così, figo. Che poi sono... è un televisore. Io mi sorprendo per roba un po' leggera effettivamente, eh. Mi sorprendo per cose piccole. Lo sapete che quando una cosa mi sorprende... You give us our criminal empire oh, back. Aspetta, 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 aspetta. Vieni qui. Ecco fatto. Oh. Stay safe. Chi è stato preso? Ecco fatto. Forza ragazzi, sull'ascensore. Il vestito che abbiamo addosso mi sta proprio bene comunque. Sono contento di aver abbinato bene questi elementi. Punch him in the face or knee kick. Un pugno in faccia. Shoot him. No, I want to draw this out. Make him feel it, you know? E comunque nessuno sta bloccando gli ascensori. Dov'è Kevin? None of that will help our cause. You know that, right? Then what will? We could tie it up in court. In court? We're criminals. Not in Marshall's books. I'm sure they'll list us as a corporate acquisition. Play it right and we could drag this out for years. We ain't waiting years. Except for in this fucking elevator. Seriously, what the fuck? Secondo me ci bloccano a metà strada. Esatto, lo sapevo. Security lockdown, we're hoofing it from here. Ovviamente si andava a piedi, Jenny. What may I help you with? Ugh, this shit again. I'll see myself. Ottimo risultato. Please evacuate the building. Eh certo, eh certo. Allora, stronzoni, proviamo a richiamare, ecco, rinforzi. Later, Gator. Doppie uccisioni con il fucile a pompa. Difficili da realizzare, sorelle. Ecco fatto. Credo che conti come doppia uccisione, lo spero. Siamo a 4 su 10, dai, forse ce la facciamo. Forse riusciamo a farcela a potenziare quest'arma. Speriamo. Vediamo, c'è qualcuno di sotto? Secondo me no e non c'è neanche un segreto che valga la pena di scoprire. Sai che novità, o sbaglio mi hanno appena dato delle munizioni, forse, non ne sono sicuro. Comunque, dammi un secondo, perché questo exploit ce lo siamo già giocati l'altra volta. Non riesco a prenderlo. È in un'angolazione scomodissima. Ok, calmi tutti, forse. Ecco fatto, allora.
Ecco fatto. Oh, avere stabilità è stato davvero un ottimo guadagno, veramente. Vediamo. Ah, dannazione. Vediamo se riusciamo a ricaricarci. Ecco fatto. Dai, due uccisioni siamo riusciti a farle. Due neanche troppo in realtà. Qualcosa siamo riusciti a portare a casa. Non tutti però. Ehi, chi se ne frega. L'importante. Welcome to Marshall vabbè, fa niente, guarda. Allora, aspetta. Addio il tizio. Addio il cecchino. Sono io il cecchino qui, stronzo. Addio alla tizia. Ehi, porca puttana. Vieni qui. Dove è andata? Vabbè, è esplosa. Proseguiamo da questo lato. Attenzione alla bomba. Bello. Adesso ha fatto il fuoco. Adesso quello elettrico. Fantastico. Attenta Nina. Nina, che cazzo, anche tu. Però è colpa tua questo giro, sappilo. Quindi adesso che cosa, che potenziamento abbiamo? Scusa un attimo. Uno è elettrico, uno è di fuoco e l'altro qual era? Velenoso? Sanguinante? Penso sanguinante. Ma aiuti non ce ne sono? No, credo proprio di no. Credo proprio che i rinforzi non ne arrivino. Ciao soldati. Sì, soldati. Ciao scienziati. Ovviamente è chiusa. So let's go. Check the desks. Someone always leaves their keycard at work. Why can't I just shoot it? That's not how it works. I told you, you can't just shoot your way through all your problems. Ne sei sicuro? Io lo farei. Allora, cerchiamo nelle scrivanie, forza. Aspetta, ho visto un puntino, eccolo. Aspetta che arrivo, aspetta che arrivo a prendermi la chiave. Dammi la chiave. Ah, ottimo. Aspetta, aspetta, aspetta. Risolto tutto. Ah, ma è arrivato qualcuno alla fine. Madonna mia, ma era dei miei questa. Cazzo. Era uno dei Saints. Alla fine uno sono arrivati. E due pensavo che era uno della Marshall. No. Ma porca puttana. Vabbè, proviamo a richiamare ancora qualcuno. Did you really think you could just waltz into my building and take your little saints? Ecco fatto. This assault is nothing more than a temper tantrum. You go ahead. Shoot whomever you like. I'll rehire. Tutto questo mentre i tuoi soldati stanno crepando. Bravo Atticus. I'll still own you. Because I have more lawyers than you have bullets. Certo, come no? End, I will win. Certo, Atticus, tu sai che ti sparerò in faccia, vero? Ain't nothing here either. Tu sai che io ti ucciderò, Atticus. Ecco fatto, doppia uccisione, doppio divertimento. Quanto è resistente lo stronzo. Vieni qui. Ecco fatto. Aspetta, aspetta, aspetta. Vieni qui, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Non che ne avessi bisogno, però mi serve per la sfida di uccidere gli specialisti con le finali.
Ecco, almeno mi sono ricaricato un po' di vita. Ah, bravo che avevi il pass. Stronzone tu, mannaggia, mannaggia. This fella has a key card. See? I told you so. You told me I'd find one in a ditch. I had to murder this guy. Esatto. I guess we're both right. Shall we go? Certo, come no. Andiamo nell'ufficio di Atticus e spariamogli nel culo. No, si scherza. Si sghe. Intruders located. Putting them down. Well, si fa per. Aspetta. Si fa in modo goliardico, ovviamente. Ecco fatto. Me l'ha contata come uccisione? Ovviamente no, perché uccisione multipla non è uccisione doppia. Se riuscirò. Ecco, lui è uno stronzo. Lui è veramente uno stronzo. Maledetto anche, voglio aggiungere. Dai, spara. Lo so che è invulnerabile. Devo aspettare che gli si alzano. Smells like privilege in here. Devo aspettare che gli si alzano i cosini là sulla schiena. That pack he's wearing is powering the gun. Aspetta. Ancora uno. No, mancava così poco per ucciderlo. Dannazione. Nina, o chiunque tu sia, non crepare. Eli. Eli, I'm coming. Oh, finalmente una cazzo di animazione nel momento in cui il nostro compagno cade. Ecco fatto. Eli, smettila di cadere, per favore. Ecco fatto. Dannazione. Cerca quello che vuoi, Eli. Io vado di sopra. Madonna, quanto siamo belli. Atticus, you son of a bitch. Wait, Myra Star? Didn't take you long to get up here. You are a pretty one. Where's Atticus? Oh, he turned tail and flew away the second you entered the lobby. I told him this whole Saints business would bite us in the ass, but he never listens. Che cosa è nascosto nella scrivania, vecchietta? As chair of the board, I could. Only problem is Atticus holds that title. That man has been a bee in my bonnet for a long time. How about we help each other out? Fine. Tell me where he is and I'll kill him. Now, not so fast. You kill Atticus and his seat on the board will pass to his next of kin, who won't help you. Uh-huh. And I'll kill them too. And then their kin, and then theirs. The Marshall family is large and ornery. They're permalosi. But you help me vote him off the board, and I'll scratch your back real good. So, ma c'è un minigun lì. If you make Atticus look bad enough, our company's stock price will tank. Shareholders will panic, and the board will have no choice but to change leadership. C'è anche un revolver. And give the Saints back to you. All right, you got yourself a deal. È stato troppo semplice. Cioè, si è fatto convincere in maniera troppo semplice. C'è qualcosa di nascostissimo sotto. Soprattutto, che cosa ha nascosto in quella scrivania? Sbloccato il focus rifle, l'equipaggio. Ah, il fucile a pompa della Marshall, quello che costa un sacco di soldi. Mi chiedo se effettivamente da questa missione avremmo ottenuto anche le altre armi della Marshall. Potrebbe essere. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come ansiosamente seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.